Siamo qui con il presidente dell'associazione ACCO di Cogoleto. Questa sera si parla di un tema molto sentito, il meteo. Esattamente, questo è il primo incontro di una serie di incontri culturali che la nostra associazione ACCO, Associazione Culturale Cogoleto 8, organizza in collaborazione col Comune e con la Clubhouse del Golf di Lerca. Questo primo incontro, stasera tenuto appunto dal dottor Daniel Rossi, verterà appunto sulla meteorologia che insomma ha fatto da protagonista in questo ultimo periodo e quindi ci illustrerà praticamente il dietro le quinte delle previsioni meteo, cioè praticamente come si arriva a determinarle. Quindi io adesso passerei la parola a lui affinché ci possa dire qualcosa di più, ecco. Allora, Daniel Rossi, appassionato di meteorologia, com'è nata questa passione? Questa passione mi è nata sin da piccolo perché mi piace sempre molto osservare tutti i fatti naturali, quindi sin da piccolo ho letto un sacco di libri sulla botanica, sulla zoologia e anche sulla meteorologia. Già da piccolo guardavo le nuvole con curiosità e cercavo di imparare la loro forma. Poi crescendo ovviamente ho voluto un po' approfondire, cioè andare anche nella parte più fisica, più pregnante anche, poi anche più appassionante, perché una volta che noi osserviamo il cielo, però è anche bello capire come invece si può prevedere che cielo ci sarà domani, cosa ci aspetta, insomma, ecco. E quindi qua la mia passione è via via cresciuta nel Si può tempo. dire che hai avuto un gran lavoro in quest'ultimo periodo? Sì, soprattutto gestendo la nostra pagina Facebook che abbiamo fatto con ACCO, che è Meteo Cogoleto. E soprattutto nel periodo delle purtroppo tragiche alluvioni ho cercato di aggiornare molto spesso, di dare anche un po' di informazioni, ecco, quantomeno fare un minimo di lavoro, di aiuto, di sostegno anche per la popolazione locale, dando avvisi, ovviamente non come protezione civile perché non c'entra, però quantomeno dire attenzione, c'è il rischio di. E poi spiegare anche dietro le quinte di cosa stava succedendo, che è molto importante. Quanto è difficile riuscire a prevedere esattamente quello che sta succedendo, come può essere una situazione come quelle di emergenza che abbiamo vissuto? Questa è una domanda molto molto bella perché la previsione soprattutto locale, quindi delle nostre alluvioni, diciamo comunque dei nostri eventi meteorologici più estremi, è estremamente difficoltosa. Perché se su una larga scala o su una media scala, come può essere quella addirittura del nord, dell'emisfero nord o scala europea, i fenomeni sono ormai prevedibili in maniera abbastanza precisa, anzi nell'arco di poche giornate anche molto precisa, purtroppo quando interviene la scala locale, l'orografia, effettivamente intervengono delle complicazioni tali che la previsione precisa è praticamente impossibile. Per questo vengono lanciate delle allerte anche così vaste, perché non si sa dove andrà a colpire, anche se si sa che c'è la possibilità che succeda l'evento, diciamo. Via via che forse i modelli si affineranno e comunque anche grazie a tanti appassionati meteo, come ad esempio la rete LIMET, l'Associazione Meteo Ligure, dove ci sono degli appassionati anche molto bravi che conoscono bene l'orografia ligure, si riesce comunque a dare un servizio di abbastanza preciso, di nowcasting cosiddetto, cioè di monitoraggio ora per ora. E per questo i cittadini, se vogliono, possono rivolgersi ad esempio a questa rete che consiglio, cui comunque io appartengo al forum di questa rete che seguo. Ok, l'incontro di questa sera è dietro le quinte delle previsioni meteo. Che cosa c'è dietro le quinte? Dietro le quinte c'è un mondo veramente complicatissimo che parte dalla matematica, dei modelli, dalle equazioni molto complicate differenziali che devono digerire i dati che arrivano ora dopo ora dalle stazioni meteo e da questi dati produrre delle cartine, le quali a loro volta diventano lo strumento principale su cui il previsore si affaccia quando guarda queste cartine che rappresentano poi tanti parametri dell'atmosfera, perché l'atmosfera è un mondo immenso, meraviglioso, ha tantissimi parametri da controllare per sapere cosa succede. Il previsore guarda, analizza, cerca di rimettere insieme questi dati da queste cartine e poi tracciare per appunto le previsioni. Ed è quello che noi faremo questa serata. Partiremo da come si arriva a queste cartine, dopodiché andremo a vedere gli strumenti del previsore e dopodiché cercheremo di fare degli esempi di previsione e magari alla fine anche una previsione tutti assieme.